questa montagna per noi era un posto dove sentirci liberi, dove esprimerci. E queste pareti di calcare che sembravano impossibili, perfettamente lisce. Si tratta, senza ombra di dubbio, di una delle vie più dure del sud Italia. Abbiamo la cotta, ce lo abbiamo giù. Sì, robe, chiodi, i fittoni. Senti, ci manca niente, siamo pronti per chiodare. Siamo pronti per chiodare, andiamo su quello strapiombone lì. E vediamo Pietro se ci darà questa bella soddisfazione. La via parte con una sezione semplice ma continua, su uno strapiombo a buone prese, fino ad arrivare ad una lunga canna verticale. Fino ad arrivare ad una lunga canna verticale su cui c'è il primo passo difficile della via, che consiste in un allungo da un bidito fondo ad un verticale svaso. C'è un buon riposo, alcuni metri più semplici, un altro riposo discreto e si arriva nella parte più difficile della via. Il movimento, il boulder più complicato della via consiste nell'allungarsi verso destra da due tacche. Tienila, tienila! Su un piccolo spunzoncino alquanto tagliente, su roccia abrasiva, difficile da centrare, per poi incrociare ad una presa buona. Ah! Sì!
Brock. Ce l'abbiamo! Grande Pietro! Fighissimo! Adesso lo puoi dire, adesso lo puoi dire! È fatta!